Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Nel panorama dei filati c'è una grandissima novità, un'evoluzione del tutto nuova. Progettato per tutti coloro che cercano quel qualcosa in più nelle loro opere a maglia e all'uncinetto. Simile al Marley, ma in una versione del tutto estiva. Analizziamo insieme nel dettaglio il Marley Cot. Eccolo qui, il Marley Cot, presentato in rocche con questi evidentissimi inserti in lurex. Analizziamo subito la composizione, che è 55% cotone, 20% poliestere, 9% poliammide, 12% fibra metallica e 4% altre fibre. Presentato così in rocche da 250 grammi per una lunghezza di ben 450 metri, da utilizzare o con i ferri 6-8 oppure con l'uncinetto 5-7. Quindi ciò significa che la vostra creazione, oltre ad essere super luminosa, verrà davvero realizzata in pochissimo tempo e anche in maniera molto semplice e molto scorrevole. Veniamo adesso però alla manutenzione, quindi ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Sconsigliamo l'asciugatrice, riponete invece la vostra creazione ben tesa in una posizione piana e vedrete che si asciugherà subito e non avrete neanche bisogno del ferro da stiro. Non è possibile candeggiare, ma è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Questa esplosione di luminosità, la vedete? In questo Marley Cot è davvero stupenda, anche perché queste fibre non sono molto rigide, sono molto morbide e quindi non vi daranno fastidio. Poi ovviamente parliamo di una sensazione, quindi del tutto soggettiva, però almeno per me adesso toccando qui questo filato e anche di conseguenza la creazione finale, questo inserto in lurex è davvero impercettibile, almeno al tatto, ma non alla vista. E a proposito di vista, vediamo tutte le varianti di colore che ci offre il Marley Cot. Quelli che diremo adesso saranno due colori, esattamente come quelli riportati sul sito. Il primo rappresenterà il colore di base, vale a dire quello del cotone, e l'altro invece quello dell'urex presente all'interno. Nel caso specifico qui abbiamo lo smeraldo con l'urex lime, quindi lo smeraldo lime. Quello che abbiamo visionato finora invece è il ruggine rame e questa invece è la variante giallo-oro con il lurex appunto oro. Le altre tre varianti sono invece il rosa cipolla con il lurex appunto cipolla. Qui invece abbiamo un bel tono su tono, vale a dire il glicine glicine, e questo invece è il Marley Cot blu turchese. E concludiamo con tre colori davvero classici, vale a dire il grigio argento, il perla argento e il nero oro. La sua evoluzione dalla precedente versione del Marley testimonia sicuramente un impegno verso l'innovazione, con un occhio sempre rivolto alla praticità, ma senza mai abbandonare lo stile e l'eleganza. Il Marley Cot è davvero un filato molto luminoso, in grado di rendere unica qualsiasi creazione voi deciderete di realizzare, che sia un maglioncino da poter indossare magari anche in un'occasione un po' più formale, oppure in un grande evento o in una cerimonia, ricoprirvi di questa luce meravigliosa che potreste indossare grazie ad una stola, ad esempio, oppure a uno scialle realizzato appunto proprio con il Marley Cot, anche perché le varianti di colore che offre, diciamolo, accontenteranno sicuramente tutti i gusti, oltre ad adattarsi a qualsiasi outfit. Ed oltretutto si distingue perché è un filato davvero adatto per qualsiasi stagione, facendovi scoprire di poter creare dei capi da poter indossare tutto l'anno. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di seguirci su tutti gli altri social, vale a dire Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, di iscrivervi sul nostro solo, unico ed ufficiale gruppo Tessiland, di seguirci ovviamente negli articoli del blog e vi ricordo che questo news insieme a tutti gli altri potrete trovarli all'interno di ogni articolo in modo tale da poter effettuare un acquisto quanto più consapevole possibile. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo Tessiland News. Ciao!